Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i sintomi della frattura del polso. I sintomi di una frattura al polso possono variare in base alla gravità e alla posizione della frattura, ma in genere includono i seguenti. Dolore. Il dolore è il sintomo più comune di una frattura al polso. Il dolore può essere intenso e costante, peggiorare con il movimento e può irradiarsi lungo l'intera mano o avambraccio. Gonfio ed edema. Il polso può gonfiarsi rapidamente dopo una frattura. Questo gonfio è causato dalla reazione del corpo all'infortunio e all'infiammazione. Lividi. La pelle intorno all'area del polso fratturato può diventare bluastra o violacea a causa dei vasi sanguigni danneggiati. Questi lividi possono apparire poco dopo l'infortunio o svilupparsi nelle ore successive. Deformità. In alcune fratture, il polso può sembrare fuori forma o deformato rispetto alla sua normale posizione. Questo è particolarmente comune nelle fratture più gravi. Difficoltà o dolore nel muovere il polso. A causa del dolore e della instabilità, potresti avere difficoltà a muovere il polso. I movimenti del polso, in particolare l'inarcamento e l'estensione, possono essere limitati. Sensazione di instabilità. Se la frattura coinvolge una parte importante dell'articolazione del polso, potresti avvertire una sensazione di instabilità nell'area. Scricchiolii o rumori strani. Alcune fratture possono causare rumori o scricchiolii quando si cerca di muovere il polso. Formicoli o intorpidimento. In alcune fratture, i nervi possono essere compressi o danneggiati, causando formicolio o intorpidimento nella mano o nelle dita. È importante sottoporsi a una valutazione medica immediata se si sospetta una frattura al polso o se si sperimentano sintomi come dolore, gonfio o deformità nell'area del polso. Il trattamento precoce è fondamentale per garantire una corretta guarigione e per evitare complicazioni a lungo termine. Una volta diagnosticata, la frattura del polso può essere gestita con il fissaggio dell'osso, gesso o tutore, il riposizionamento chirurgico dell'osso, riduzione o, in alcuni casi, la chirurgia di fissaggio con viti o placche metalliche. La scelta del trattamento dipenderà dalla natura e dalla gravità della frattura. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.